Ciao ragazze, bentornati sul canale. Il video di oggi è un video in collaborazione con Katie Avon. Ti mando un bacione, cara. Abbiamo da poco cominciato questa bella collaborazione che mi piace molto sulla nostra collezione di Avon. La nostra collezione di Avon, che anche in questo caso sarà una collezione di make-up. Scusate se mi tocco il naso, ma un po' di polvere forse mi viene a starnutire. Sulla nostra collezione, che vi dicevo, anche in questo caso, come categoria siamo sul make-up, perché lo avrete letto dal titolo, parleremo delle nostre, della collezione di Glimmer Stick. In questo caso, però, solamente le Glimmer Stick per gli occhi. E quindi, insomma, restiamo sempre sul make-up. La prima collaborazione era stata quella sugli ombretti, però prima ancora che questo video, vedrete, avrete visto sicuramente un'altra collezione Avon, ovvero quella sui profumi Avon, che qualcuna di voi ci aveva chiesto. Quindi, cercate come al solito il video sul canale e andate a vedere anche quel video. Quindi questo è il terzo video di questa nostra collaboration. Allora, al momento le sopravvissute al miei make-up, cioè quelle che mi sono rimaste al momento, sono queste qui. Sempre su toni abbastanza comunque scuri, perché io utilizzo comunque le Glimmer Stick per lo più come eyeliner. Ecco, ad esempio oggi ho utilizzato la Starry Night Blue. Le Glimmer Stick si rinnovano sempre, diciamo, sono dei prodotti buonissimi. Si rinnovano sempre, ce ne sono anche di diverse linee. Ci sono le Glimmer Stick Brights, che sono state una linea bellissima, veramente, oppure le Vivid Collection, oppure ad esempio le Diamonds, che ci sono sempre, e le Glimmer Stick normali. E mi dispiace molto che non ci siano più le Brights, perché io le ho adorate. E comincerei proprio da quella, perché è l'unica che ho ed è Aqua Shock, che sono riuscita a trovare in delle offerte dedicate a noi presentatrici. Questa qui è una Glimmer Stick fantastica, se mai ritornerà acquistatela assolutamente. A me piace un sacco, proprio mi piace veramente tanto. Questa è stata, l'ho utilizzata molto, ed è questo colore bello acceso, questo colore azzurrino. Tra l'altro questa è anche molto bella perché questa collezione ha proprio un colore che non è brillantinoso, è un colore, diciamo, pieno, senza brillantini, però al tempo stesso luminoso. Cioè, la cosa bella è che appunto ha dei riflessi veramente molto molto bello, dei riflessi sull'azzurro ton su ton veramente belli. Andiamo alle Glimmer Stick normali, e per le Glimmer Stick normali, quindi quelle non Diamonds, ne ho praticamente due. La Black is Black, che è la classica Glimmer Stick, che comunque penso tutte voi avete provato almeno una volta, che è la classica Glimmer Stick nera. Un tratto bellissimo le Glimmer Stick. Anche di queste comunque matite vi ho parlato in una vecchissima review e ve le swatchavo alcune. Quindi se volete dateci un'occhiata, perché alcuni colori sono rimasti, magari altri sono cambiati. E la Starry Night Blue, anche questa bellissima. E tra l'altro ora sono state anche rinnovate le Glimmer Stick, quindi il colore dovrebbe essere anche più intenso. Io non le ho ancora acquistate, vi dico la verità, quelle nuove, perché ho aspettato la promozione della campagna 16, che ci sarà su 3 Glimmer Stick a 10,50. Quindi penso proprio di prenderle in campagna 16 o 17 come precedente, perché voglio farne un po' scorta, dato che ultimamente non le ho comprate più. E poi ci sono le mie 3 Diamonds adorate, che sono la Black Ice, che è un nero con dei riflessi argentati, ma non solo, dei riflessi multicolor, argentati, dorati e anche sull'azzurro. E questa qui, la Black Ice, vediamo, aspettiamo che metta a fuoco, ce la facciamo. Ok, come vedete, questa è la Black is Black e questa è la Black Ice. Vedete, ci sono proprio tutti questi riflessi
che tra l'altro sono anche abbastanza discreti. Cioè, la cosa bella è che le Glimmer Diamonds hanno un riflesso, hanno dei glitterini, però non sono troppo eccessivi. Ecco, quindi anche le clienti un po' più mature riescono a metterle. Poi abbiamo la Mod Gold, che invece questa qui è un nero con dei riflessi tutti sul dorato. Mi ricordo che questa è uscita proprio in un Natale, l'anno scorso forse o 2 anni fa, la Mod Gold, che è questa qui. Questa ha dei riflessi, che già lo vedete anche se è sfocata l'immagine, ecco, che sono molto più accentuati rispetto a questa qui, anche perché essendo riflessi solamente dorati si notano molto. Questa è veramente una fra le mie glimmer stick preferite. E poi finiamo con la Twilight Sparkle. Avevo sentito dire da delle ragazze che la Twilight Sparkle fosse, diciamo, una glimmer stick meravigliosa. Io non ci volevo credere finché non l'ho avuta anche io. Ve l'ho messa qui. E questa un po' è come la Mod Gold, però sul blu, sui toni del blu. Penso che la vediate. Ha questi glitter, questi riflessi blu meravigliosi. Aspettiamo che metta un po' a fuoco. Questi, ecco, questi riflessi blu, questa qui, meravigliosi, veramente fantastica. Insomma, questa è la mia collezione attuale delle Glimmer Stick. Spero comunque presto di farvi un video aggiornamento sulle Glimmer Stick, ogni volta che comunque le finirò, eccetera, le comprerò. E vi ripeto, comunque penso di comprarne qualcuna comunque nelle prossime campagne. Io vi mando, ragazze, un bacione enorme, un saluto speciale a Katie Avon, e sono curiosissima di vedere le tue Glimmer Stick. Ci vediamo al prossimo video, ciao!